L'anima vola, le basta solo un po' d'aria nuova. Primo ascolto di questo disco, ho detto, è vero, è tutto in italiano, però suona esattamente come tutti gli altri, cioè è terribilmente contemporaneo ed internazionale, perché non è semplice, è molto più facile, no, con l'inglese. Sì, confermo, è assolutamente, l'inglese ha questa cosa che è molto elastico, è molto ritmico, le parole sono più corte, quindi c'è pullula di tronche, come se piovesse. Esatto. E quindi uno con un bel secchio, cioè praticamente molto più, per questo anche insomma, evidentemente non a caso anche il rock and roll è nato lì. Che io sia per te in ogni posto, in ogni caso, quella di sempre. Ci sono anche diversi autori che raccontano di te. Tiziano Ferro, che per interposta persona racconta la maternità, devo dire insomma che mi ha colpito parecchio. Anche a me ha colpito, ma insomma lui mi ha detto che proprio è stato folgorato da alcune immagini. Mie, di Emma e di Andrea, queste immagini gli hanno suggerito tutta la canzone, tutto il testo in pratica, proprio si è immaginato questo dialogo fra me appunto e Emma, quello che io mi auguro per lei. Infatti ho detto, ma sei matto, cioè, mi fai una roba che non riesco neanche a cantarla, ma sì, la stessa cosa l'ho detta quasi a Luciano ma Ligabue, sì, perché immagino, fanno robe sono tremende pazzi. E come balla. Ma cos'è stato proprio il motivo che ha scatenato questa urgenza, cioè questa voglia di esserci in italiano? In generale un'urgenza nell'animo, insomma, della gente, di avere sempre un po' un contatto in qualche maniera con delle cose che siano spontanee, vere, insomma. Io penso di poter dare una profonda onestà. Sei riuscita anche a dire in maniera molto forte che le storie possono finire, che c'è una normalità che può spaventare una coppia. Sei riuscita proprio a raccontare la vita in generale. Era un po' quello l'intento, cioè di scuotermi molto. Poi tento di fare sempre questo. Penso che attraverso la musica lo puoi fare ed ha una funzione secondo me positiva. Sì.